Con l'obiettivo di indagare su quello che ci attende dal punto di vista economico e sociale nel nostro immediato futuro, l'Associazione Nuovi Lavori ha organizzato una tavola rotonda dal titolo Le prospettive del 2013. Lo scorso 3 dicembre 2012, nella sala biblioteca del Censis a Roma, si sono incontrati Giuseppe De Rita, past president dei Nuovi Lavori e presidente della Fondazione Censis, Raffaele Morese, attuale presidente dei Nuovi Lavori, Giacomo Vaciago, professore di economia monetaria all'Università Cattolica di Milano, Paolo Feltrin, professore di scienze della politica all'Università di Trieste, Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti, e Paolo Ruffini, direttore dell'emittente TV La 7, per discutere sul tema indicato ed offrirne diversi punti di vista e chiavi di lettura. Il presidente di Nuovi Lavori, Raffaele Morese, nel discorso di apertura ha invitato i relatori a confrontarsi sul tema generale ed in particolare su temi specifici quali l'Europa, la globalizzazione, l'economia italiana, il lavoro e il sociale. E quindi Vaciago e Feltrin hanno affrontato le diverse tematiche mettendo in luce le prospettive economiche e storiche, mentre Livia Turca ha analizzato gli aspetti principalmente legati al welfare. Ruffini, poi, ha evidenziato il ruolo dell'informazione e le sfide che troverà e rivestirà nell'immediato futuro, mentre De Rita, con la sua solita arguzia e lucidità, ha anticipato le chiavi di lettura che sono state alla base del rapporto Censis 2012, approfondendo diversi temi dal punto di vista sociologico. Una sintesi di quanto emerso dal confronto, più il video di ciascun intervento, sono disponibili sul sito di Nuovi Lavori, www.nuovi-lavori.it. E costituiranno l'ossatura della prossima newsletter telematica in uscita martedì 15 gennaio 2013.